altri interventi, altre cose, procederemo alle testimonianze degli altri due volontari per poi subito dopo procedere alla consegna degli attestati. Prego, dottoressa, diamo la parola. Buongiorno a tutti, io sono la dottoressa Moratti, io sono consulente dell'amministrazione provinciale, secondo lei mi sono arrivata all'Aquila e mi sono occupata delle verifiche tecniche. Credo che tutte le mie parole possano, no, le immagini che avete già visto. Questa è un'esperienza dal punto di vista professionale unica, perché per un giorno, soprattutto per quelli che sono gli effetti di un terremoto, e noi ci auguriamo di non vedere mai, purtroppo questa volta ho avuto modo di vedere in realtà tutto quello che ho studiato. E in ogni caso l'esperienza, cioè quello che mi è rimasto dentro, soprattutto l'esperienza umana che ho fatto, ho incontrato persone che si erano trascorse, però in realtà avevo tanta voglia e ce l'hanno ancora di andare avanti. Vi ringrazio. Massimo Mandica, che invece è il presidente dell'associazione organizzazione volontariata della protezione civile del Nord. Buongiorno a tutti, come ha detto, buongiorno presidente, noi siamo stato il gruppo così chiamato dalla provincia che è entrato in questa missione, che è stato il 22-28, però volevo sottolineare che il nostro gruppo è stato anche chiamato e poi subito dopo è stato destinato alla colonna mobile regionale in quanto si doveva allestire il campo di Montreale. Noi grazie al progetto Eres, come è stato detto prima, abbiamo avuto così un addestramento per il montaggio di questo intendo e abbiamo dato una risposta scusata in tempi brevi, anche se le condizioni climatiche, come avevo detto prima, il dottor Scarfone, non erano abituati a queste condizioni, la mattina 18 gradi, la notte meno 30 qua. Comunque abbiamo sofferto l'acqua anche da tutto questo aspetto. Poi per quanto riguarda la protezione civile del volontariato della provincia di Reggio, noi abbiamo incontrato anche altre associazioni, sono volontariati, vedete che ognuno ha risposto benissimo e siamo stati veramente, diciamo, tutto questo aspetto indispensabili anche ai vigili del fuoco, perché avendo del personale già pronto e assegnando, o meglio, affiancandoci a loro, abbiamo accelerato anche le attività in modo alla popolazione di entrare almeno in arena a questa persona. Grazie. Passiamo alla presidenza dell'attestato, lo lascia la presidenza del Consiglio dei Ministri, commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 6 aprile 2009, centro operativo misto Pizzoli, quindi tributo all'architetto Raffaele Scarfò, in servizio presso la protezione civile dell'amministrazione di Reggio Calabria, un elogio con la seguente motivazione. Architetto che ha prestato servizio in qualità di responsabile dell'area tecnica e di valutazione danni del COM 3 Pizzoli Aquila, espletando le funzioni connesse con il soccorso alla popolazione colpita dall'evento sismico occorso nella provincia dell'Aquila il 6 aprile 2009. Lo stesso ha evidenziato non comuni capacità di coordinamento ed una notevole resistenza al lavoro anche in condizioni di estremo disagio. Sempre disponibile in ogni circostanza, ha fornito preziosi suggerimenti al coordinatore e al quale va il mio più vivo ringraziamento per l'opera prestata. Pizzoli, 18 aprile 2009, il coordinatore del Comune 3, colonnello Stefano Di Fulmi. Qualità di consulente dell'area tecnica di valutazione danni del COM 3, espletando le funzioni connesse con il soccorso alla popolazione colpita dall'evento sismico occorso nella provincia dell'Aquila il 6 aprile 2009, la stessa ha evidenziato capacità tecniche di assoluto rilievo ed una elevata resistenza al lavoro anche in condizioni di estremo disagio. A lei
va il più sentito ringraziamento per l'opera. All'architetto Costantino Criaco, sempre con naturalmente le stesse motivazioni, elogio. All'ingegnere Alessandro Amano, in servizio presso la Protezione Civile dell'Amministrazione di Reggio Calabria. Al dirigente forestale Francesco Manti, della Protezione Civile dell'Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, al geometra Nicola Puzzo Crea, dell'Amministrazione Regionale Unità Operativa di Reggio Calabria. Al signor Marco Lucisano, in servizio presso la Protezione Civile al volontario Massimo Mandica, in servizio presso la Protezione Civile dell'Amministrazione Provinciale. Al volontario Carmelo Rabbate, in servizio presso la Protezione Civile dell'Amministrazione. Angelo Sergi, in servizio presso la Soggettore di Polizandato. Mi pare che abbiamo finito, ci sono gli attestati con un treno. Sì, sono il secondo gruppo. Al geometra Pelle Gianfranco, sempre dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria. Alla dottoressa Marianna Morabito, in servizio presso la Protezione Civile dell'amministrazione di Reggio Calabria. Al geometra Calarco Vincenzo, dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria. Geometra Battaglia Giuseppe. L'assistente Scoglio Francesco, l'architetto Francesco Mandaglio, il geometra Domenico, il geometra Bruno Carissi, il geometra Angelo Suraci dell'amministrazione comunale,
E poi abbiamo invece gli attestati.